angolo per lo Spezia, dalla sinistra. Intanto i minuti di gara sono 12. Attenzione, terra deviazione, Tatarusano. Tatarusano mi mette in calcio d'angolo, para a terra, devia angolo, altro ragazzi. Angolo. Palla insidiosissima. Pericolo. Traversa. Traversa colpita dal Milan. Traversa colpita dal Milan. Comunque azione ancora d'attacco dalla sinistra. Leao, cross. A chi è in porta? Ancora il portiere coi Dragon. Piedi respinge il colpo di testa sotto misura di Diaz. Dai, dai ragazzi, dai! Che è il tuo pendolino? Traversa del Milan e miracolo di Drongoski su Brahim Diaz. Messias ancora. Prova il tiro e ancora Dragoski. Non ridere. Sì. Inarca e respinge, alza due, sopra la traversa. Questo qui ha fatto sempre i miracoli contro di noi. È centrale. Caro Ghetto, sei circondato. Hai tre gufi praticamente. Sì, tutti i gufi qua sono. Guarda. Stasera mi sta dando qua. Che non riusciamo neanche a gufare. Non andavate a mangiare la pizza. Lo so, ma non serve neanche gufare spettacolo. Stasera lo Spezia vi faranno speziatino, ecco. Con l'osso buco. Se prima ma se non succede, con l'osso buco ve lo fa. Ma se non succede, cosa ti faccio? Con l'osso buco. Cosa ti faccio? Anch'io ti faccio un osso buco. C'è lo Spezia in contropiede. Anch'io ti faccio un osso buco. Anch'io ti faccio un osso buco. Tiziano, 3-1 in contropiede lo Spezia. Sei un uomo elegante, di classe, Tizi, di classe. Sì, ma mi spotte. Lo so, lo capisco. Mi spotte. Lo so. Ti provoca, lo so. Sì. Occhio Tizi! Gol! Gol del Milan! 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 Chi ha segnato? Ha segnato Teo Hernandez! Teo! Su assist di Bennacer, bellissimo! Milan in vantaggio, assist di Bennacer, gol di Teo Hernandez, proprio lui che era in dubbio! Questo è il calcio, signori! Questo è il calcio, ricordatevelo! Contro il Real Spezia. Da controllare la posizione di partenza, ho dei dubbi. Il gol è regolare! Chiedete scusa! A chi? Chiedete scusa! Voi che avete sentenziato! C'era un problema al VAR. Ha ragione, e Federico Bertone adesso dalla regia mi dice che l'arbitro stava dicendo ai giocatori c'è un problema al VAR. Gol dello Spezia! Maldini! Incredibile! 1-1. Daniel Maldini segna contro il Milan. Veramente il pazzesco, veramente... Spezia, ole, Spezia, fa anche un gran gol, tra l'altro. Gran gol. Molto bello il gol di Daniel Maldini, incredibile. Origi, dalla destra. Origi, entra in area. Origi, tocco centrale. Gol! Lo anticipa, è vero. Lo piglia, ragazzi, fallo. Gol di Tonali che verrà quindi annullato per questo intervento di Tomori su Nzola. Sembra abbastanza evidente. Sembrava. L'arbitro aveva lasciato andare, invece viene fischiato il fallo e quindi si resta sull'1-1 per la gioia degli amici dello Spezia che sono in studio. Borrelli, io ho detto solo che era dubbio. E Barbato, la curva dello Spezia può tranquillamente esultare per il gol annullato. Sei sicuro che l'ha annullato? Al Milan si resta sull'1-1, sì, ha fatto gesto di no. No! De Ketelaer sul rimbalzo a palla, prova la deviazione. Ha avuto una buona occasione De Ketelaer. Sì, ha avuto una buona occasione De Ketelaer in area, una palla rimbalzata, ha provato il tiro sotto misura, è andato alto sopra la traversa perché c'è stata una deviazione. Gol! Giroud! Ed è gol di Giroud! Giroud!
Lautaro. Allora, le notizie sono due, una molto bella per il Milan perché ha segnato Olivier Giroud, che però è stato espulso perché si è tolto la maglietta, era già ammonito, gol d'una bellezza clamorosa, in spaccata di sinistro, va a prendere il pallone e lo mette lontano dove Dragoschi non può arrivare, assist di Tonali, gol di Giroud, però Milan in 10. È finita! È finita! Dov'è quell'essere umano? Dov'è quell'essere spregevole che aveva sentenziato che il Milan doveva perdere 2-1 e invece vince 2-1. Vince 2-1 il Milan dopo una partita sofferta in 10 contro 11. Ha colpito due traverse, gli hanno annullato anche un gol. E allora, prima o poi ti prendo.